Cosa pensi che la Fiorentina possa inventare oggi contro la Juventus? Ma diciamo che la Fiorentina oggi gli mancano dei giocatori abbastanza importanti, tipo Bertoni, Antognoni, Oriali. E mi sembra che giochi abbastanza chiusa, non perché vuole, ma probabilmente perché ha queste grosse assenze. Penso che è capace di tutto perché è una grossa squadra. Noi dobbiamo assolutamente vincere per cercare di continuare il nostro cammino. Manca Platini però la Juventus. Gioca Vignola. Tardelli è buon profeta. Vignola c'è e si vede nel momento in cui prende diligentemente per mano la signora vedova Platini, ma anche orfana del miglior Boniek, nonostante un promettente avvio. Nel primo tempo, contro una tenacissima Fiorentina, la Juventus denuncia gli scompensi di 7 giorni prima in fase di penetrazione. Tornando a tu per tu con Galli, solo con questo spunto di Vignola. Rossi e Penzo vengono pressoché annullati dai diretti avversari, sicché tocca a Tardelli, Cabrini e Gentile, qui in azione, trascinare la squadra. Vignola stoppa a seguire e impegna Galli. La Fiorentina, pur priva di Oriali e Daniel Bertoni, mette in mostra una difesa arcigna e un centrocampo grintoso, reclamando per un intervento di brio su Monelli. Il gioco di rimessa dei Viola trova talvolta impreparati i padroni di casa. Dopo un affondo di Alessandro Bertoni, brio serve inavvertitamente Iachini, che calcia a lato. In tribuna manca Maradona, ma non Menotti. Solamente che pensa di questo primo tempo, cosa pensa del primo tempo? No, primo tempo ha sido una partita non muy tecnica, però penso che ora ha migliorato molto nella seconda parte. Attenzione Menotti, mancherà la tecnica ma non la titeranno di certo le emozioni in una palpitante ripresa, ricca di episodi di rilievo. Servito da Tardelli, Rossi ribadisce un momento poco fortunato sparando alle stelle. La Fiorentina sfrutta gli sbilanciamenti altrui. Pulici, inserito al posto di Monelli, sente aria di derby e porge a Bertoni un pallone d'oro, neutralizzato in due tempi da Tacconi. Pecci pondera e Massaro produce. L'azzurro fa fuori Gentile e Scirea, azzoppato, si presenta solo davanti al portiere, ma sciupa una occasione che avrebbe potuto terremotare la classifica. Il finale è incandescente e fa lievitare i meriti dei padroni di casa, finalmente scatenati. Prima è Tardelli a tentare la soluzione aerea. Poi, in seguito ad una delle tante mischie sotto misura, è Pin, espulso negli ultimi secondi per proteste, a rischiare l'autogol. Quindi è ancora Vignola, spesso nelle vesti di tiratore, a risolvere un batti e ribatti con una girata neppure troppo lontana dalla porta. Infine, su punizione di Gentile, Rossi non ha miglior sorte. Il suo tiro viene deviato e il tandem Galli-Pin festeggia l'ultimo salvataggio. L'ultimo, perché di lì a poco, ironia del destino, due degli uomini più in ombra, Penzo e Boniek, propiziano il calcio di rigore decisivo. Vignola dal dischetto e Boniek atterrito sullo sfondo. Il gol viene accolto da giocatori e pubblico come la fine di un incubo. Avrebbe dovuto calciare il polacco, ma non se l'è sentita e ha lasciato la tremenda responsabilità al giovane regista, che però, come altre volte in passato, non si è per nulla spaventato. Ecco, Vignola appena finito la partita ha tirato questo calcio di rigore importantissimo per la Juventus e per il campionato. Sensazioni di questo dischetto di 11 metri? Ma è chiaro, penso che mi abbia fatto immenso piacere avere la fiducia completa dei miei compagni.
al di là del calcio trasformato, la Fiorentina ha recriminato molto per la massima punizione. Ma recriminato, penso che sia stato un fallo evidente, è stato un 1-2 tra Penza e Boniche, che secondo me era un'azione gol. Ma niente. Parlo di rigore. Sì, sì, Boniche è entrato in aria, mi è sembrato, forse che c'era una spinta da dietro, però come è sembrato anche nel primo tempo, su Monelli, su un cross, Brio l'ha spinto vistosamente da dietro e lì non c'è stata la stessa identica situazione di gioco, non è stato dato il calcio di rigore.